test fisici, poi dal lunedì si inizierà a fare, diciamo, sul serio a Montorrio al Vomano per il nuovo Città di Teramo 1913 e anche il ricco il carnet delle amichevoli. Sì, cominciamo a fare sul serio da lunedì, comincerà la preparazione. Quest'anno il mister ha deciso di fare una preparazione finalizzata solo a utilizzare il campo la mattina, quindi faremo, non ci saranno doppie sedute tranne in alcune circostanze quando avremo le amichevoli. Le amichevoli abbiamo il 26 la Juniores del Torricella, il 29 San Vito Chietino, una squadra di promozione, il 1° di agosto abbiamo un'amichevole importante con la Virtus Francavilla, stata richiesta anche da loro perché avendo chiuso l'operazione Negro c'è un buon rapporto col Virtus Francavilla e vorremmo rinsaldare questo rapporto. Poi avremo il Notaresco il 5 di agosto, il 9 di agosto con l'Avezzano, in questi due casi da decidere ancora il campo, da verificare il campo, e poi avremo un'altra amichevole tra il 12 e il 13 agosto prima di Ferragosto, per poi essere pronti per il 20 agosto la prima partita di Coppa Italia. A proposito di Avezzano, è arrivato un giocatore che il direttore generale conosce un pochino bene. Sì, lo conosco bene perché, ripeto, io sono di Avezzano e l'ho seguito spesso e volentieri nella sua carriera ad Avezzano, e Avezzano è un beniamino dei tifosi perché ogni volta che è stato ad Avezzano, ogni volta che è tornato, perché a volte si è allontanato, ha sempre fatto tanti gol e si è sempre fatto voler bene. Sono contento che sia arrivato, è stata un'operazione lunga e difficile perché non è partita oggi l'operazione, ma l'operazione è partita il 20 di giugno quando ci siamo insediati io come direttore generale e Paolo D'Ercole come direttore sportivo, il presidente come presidente, abbiamo cominciato a pianificare una bozza di rosa e lui era nella lista preferenziale che avevamo noi, era in cima alla lista dei nomi che volevamo portare a Teramo. Quindi da allora è cominciato un lavoro estenuante con il procuratore e con il ragazzo che fino a poco tempo fa era in Brasile, era a casa fino a 2-3 giorni fa. Come è rientrato abbiamo affondato il colpo e siamo andati direttamente giù ad Avezzano a chiudere, sono andati il presidente e il direttore sportivo a chiudere l'operazione. Perché poi è un giocatore che ha fatto sempre gol in tutte le categorie. Ha fatto gol in tutte le categorie, ha le caratteristiche giuste secondo noi anche per il gioco del mister Pomante, ha le caratteristiche giuste anche per il gioco, per giocare al Bonolis, perché Bonolis è un campo grande, quando è un giocatore con queste caratteristiche, potenza fisica, rapidità, velocità, spazi aperti, e può essere un giocatore che lanciato nello spazio può essere devastante, quindi questa è una considerazione che abbiamo anche fatto in relazione anche al campo dove giochiamo.